In questo video impareremo come caricare le patch personalizzate per la Zoom G3XN utilizzando il software di gestione Zoom Guitar Lab. La G3XN insieme alla sorella maggiore G5 sono le nuovissime pedaliere di casa Zoom, che oltre ad avere un'indiscutibile qualità sonora, offrono anche la possibilità di scaricare le patch personalizzate di altri artisti e caricarle sulla propria pedaliera in modo da poterle utilizzare. Se anche tu hai creato le tue patch per la G3 o per la G5, puoi lasciare un link nei commenti e condividerle con tutti gli altri utenti. Se invece vuoi scaricare le mie patch per la G3XN, puoi utilizzare il link che trovi nella descrizione. Adesso invece andiamo al computer e vediamo come funziona la procedura. Per prima cosa decomprimiamo i file con i preset e salviamo il contenuto della cartella sulla scrivania. Apriamo il nostro browser e ci connettiamo a www.zoom.co.jp. Nel menu clicchiamo su Support e Downloads, poi su Guitar and Bass. A questo punto scegliamo il modello della nostra pedaliera e clicchiamo sull'immagine corrispondente. Adesso da questa pagina possiamo scaricare una serie di file che riguardano la macchina, incluso il firmware, i preset dei diversi artisti, ma la cosa più importante è ovviamente il software di gestione, Zoom Guitar Lab. Io sono su Mac, quindi scaricherò la versione per il mio sistema operativo. Se tu sei su PC, ovviamente la procedura non sarà tanto diversa. Adesso scarichiamo il programma e lo installiamo sul computer. A questo punto connettiamo la pedaliera al computer con cavo USB e l'accendiamo. Lanciamo il programma e aspettiamo che si sincronizzino pedaliera e chitarra. Dopo aver cliccato sulla sezione patch, torniamo alla cartella dei preset e trasciniamo i file nella colonna di destra dell'applicazione. Fatta questa operazione, l'ultima cosa da fare sarà trascinare i preset da destra a sinistra sullo schermo, nelle posizioni di memoria che preferiamo, ed il software automaticamente si sincronizzerà con la pedaliera. Disconnettiamo la pedaliera usando il pulsante espelli e verifichiamo che i preset siano stati scaricati. Anche per questo video è tutto, mi farebbe molto piacere che ti iscrivessi al mio canale YouTube e se vuoi scaricare i miei preset per la tua pedaliera Zoom, puoi utilizzare il link che ti ho lasciato nella descrizione, ok?